Ma questo appuntamento è un appuntamento importante che annualmente viene svolto in questa bella città sul tema di valenza nazionale della legalità, della corruzione e delle mafie. Nei giorni scorsi a Castellabate si è svolta la giornata della legalità, giunta alla terza edizione. Corruzione, mafie, deterrenti dell'occupazione al sud, questi temi al centro del dibattito. Quanto allora le organizzazioni criminali e la corruzione impediscono il decollo dell'occupazione nel Mezzogiorno d'Italia? A questa domanda hanno provato a dare una risposta illustri relatori. Ad aprire l'incontro l'avvocato Domenico Manente, presidente del comitato organizzativo funzionario ANAC. Sì, è vero. E diventa un appuntamento veramente importante che aspettano un poco tutti, anche perché quest'anno noi parleremo come la corruzione e la mafia sono da deterrente all'occupazione dei giovani, ma del sud. Corruzione è una brutta cosa, noi dobbiamo capirne, parlarne, non solo reprimerla con la prevenzione, ma anche con un salto culturale. Dobbiamo vergognarci e dobbiamo allontanare e vedere chi effettivamente vuole corrompere, che non fa crescere. La corruzione, come diceva Papa Francesco, spuzza. Lavoro all'ANAC. Ho l'onore di lavorare con Raffaele Cantone, sento l'esigenza forte di testimoniare ora più che ora con l'attacco indefesso che gli hanno fatto, una cosa ridicola. All'ANAC non si contrasta, l'ANAC si contrasta la corruzione e noi ci vediamo per parlarne e per vedere, per stimolare e per dare forza ad avere il coraggio di dire viva la legalità, senza pensare che in queste zone noi siamo puliti, anche in queste zone può succedere qualcosa e noi giovani, noi ex giovani, noi cittadini ci staremo attenti.